Dal fiscal compact all'external compact. L'Italia può farcela e può farcela da sola. Ma intendiamoci, da sola significa sciolta da un vincolo monetario che per i suoi errori di progetto, ammessi anche dallo stesso vicepresidente della BCE, come abbiamo detto più volte, sta portando un intero continente al suicidio. Non si tratta di opporsi all'Europa, non si tratta di mollare gli ormeggi e vagare per il Mediterraneo, dove fra l'altro non saremmo soli, anche per effetto delle lungimiranti politiche di questa Europa che porta la pace e che ha contribuito a trasformare la fascia costiera meridionale del Mare Nostrum in un focolaio di disperazione e morte, lasciando a noi l'incombenza di gestirne le inevitabili conseguenze umanitarie. Basti pensare alla vicenda libica, nella quale gli interessi del nostro paese e delle stesse popolazioni coinvolte sono stati fortemente compromessi da iniziative di altri paesi, diciamo così, non particolarmente coordinate queste iniziative a livello europeo. E a proposito di coordinamento di iniziative di questo genere, di coordinamento a livello europeo, vorrei ricordare l'esperienza dell'autore del libro a cui faccio riferimento in queste chiacchierate, il professor Bagnai, il quale riferisce che partecipando ad una conferenza sentì l'ex vice ministro della difesa Guido Crosetto raccontare un aneddoto illuminante. Dice l'ex ministro della difesa Guido Crosetto che mentre era a Bruxelles per decidere in sede europea il da farsi in Libia, ricevette la telefonata di un alto ufficiale dell'aviazione che gli chiedeva ironicamente: "Ci sono aerei militari francesi che stanno sorvolando il nostro spazio aereo senza preventiva comunicazione. Che facciamo? Li abbattiamo?" Allora, si può dire che mentre a Bruxelles ci si consola, Dum Bruxelles consulitur, i francesi andavano a farsi i fatti propri sorvolando il nostro spazio aereo. Questo per far capire meglio quanto serva unirsi per essere forti e avere una politica estera comune. L'interesse a una politica comune non c'è, perché se ci fosse, nulla vieterebbe ai nostri fratelli nell'euro di coordinarsi con noi prima di schiacciare il grilletto e prima di andare a portare la pace in territori che, guarda un po', sono proprio quelli che stanno di fronte alle nostre coste. Finito questo inciso, torniamo al nostro ragionamento. E diciamo che si tratta di riconoscere semplicemente che l'Europa non funziona perché non può funzionare, perché le élite che l'hanno costruita hanno dichiarato guerra non soltanto alle classi subalterne, cioè al lavoro, ma anche e soprattutto alla logica, sia economica che politica. Si tratta di prendere atto di questo errore, di trarne le conclusioni. Conclusioni che sono già state illustrate nel precedente lavoro del professor Bagnai, Il tramonto dell'euro,
e che il premio Nobel per l'economia Mead aveva già enunciato nel 1957, e cioè finché persistono disparità strutturali profonde fra i paesi europei e di tale entità per cui sia utopistico ovviare con dei trasferimenti fiscali, allora un processo ordinato di integrazione economica e politica richiede che si mantenga la flessibilità dei cambi nazionali. Quindi non si intende rinunciare all'Europa, si intende percorrere una via ordinata di integrazione economica e politica per arrivare proprio ad una unione stabile, ad una realizzazione effettiva del progetto europeo. Tutto ciò richiede che si mantenga la flessibilità dei cambi nazionali. I trasferimenti fiscali necessari per riportare un minimo di equilibrio strutturale in Europa sono di un ordine di grandezza che è politicamente insostenibile per la Germania. E nessuno, tra l'altro, vuole guardare anche al rovescio della medaglia, e cioè se da un lato una politica di trasferimenti è improponibile per il Nord, che non vuole pagare, non vuole metterci i suoi soldi, c'è da chiedersi quanto sia proponibile chiedere ai paesi del Sud di vivere sempre con il cappello in mano, mendicando. E questo quando poi esiste la certezza tecnica e la consapevolezza ormai che gli italiani, gli spagnoli, i greci, i portoghesi potrebbero vivere benissimo a modo loro, a casa loro, come hanno fatto per millenni, e con risultati spesso superiori a quelli raggiunti dai cugini del nord. E allora, nonostante gli sforzi titanici della propaganda autorazzista condotta in Italia dai vari Scalfari, De Bortoli, dai Napoletano, Prodi, Monti, Letta e chi più ne ha più ne metta, siamo proprio sicuri che gli italiani accetterebbero questa vita da pezzenti per sempre di portare perennemente il cappello in mano, dimenticare perennemente? E siamo anche sicuri che chiedere la misericordia altrui sia l'atteggiamento corretto per farsi rispettare in Europa? C'è poi un altro dettaglio. Mead parlava di maggiore ricorso alla flessibilità del cambio come strumento difensivo nei riguardi di comportamenti ostruzionistici da parte della Germania, e ne parlava nel 1957, quando il regime di cambi fissi, ma aggiustabili, di Bretton Woods era in pieno vigore e quando ancora Triffin non ne aveva evidenziato le incoerenze e i dubbi logici. Quindi, in un momento in cui era egemone l'idea della rigidità valutaria, il premio Nobel Mead indicava chiaramente e senza troppe formule, ma con il giusto quantitativo di logica, quello che bisognava fare: ricorrere alla flessibilità. E lo diceva in un momento in cui imperava il rigidismo monetario, valutario. Oggi, nel momento in cui l'egemonia culturale della rigidità si sta sgretolando a livello mondiale, nel momento in cui perfino il Fondo Monetario Internazionale interviene per dire che il progetto di cambio fisso europeo è in controtendenza e creerà problemi, nel momento in cui ciò che mide aveva
in cui ciò che mi vedeva si sta effettivamente realizzando, noi qui continuiamo a considerare tabù quello che da sempre, anche sotto il gold standard, come abbiamo detto, è stato un normale strumento di regolazione degli squilibri, e cioè lasciare che un paese abbia nel bene e nel male una valuta che riflette i risultati economici della sua economia. L'argomento del capitale, cioè dei capitalisti e dei difensori del lavoro, difensori tra virgolette, alla fine è comune ed è che la flessibilità del cambio genererebbe inflazione, erodendo il potere d'acquisto, e abbiamo visto quanto ciò sia infondato, o erodendo i risparmi, cioè i crediti, il che è senz'altro fondato, ma per molti creditori l'alternativa, se le cose vanno avanti così, è perdere tutto. E allora, la grande paura dell'inflazione, a chi fa davvero paura? A chi deve far paura all'inflazione veramente? Abbiamo visto che deve far paura ai creditori, ma non al lavoro. Abbiamo detto che la svalutazione non si tramuta sic et simpliciter in inflazione. Il trasferimento dalla svalutazione all'inflazione, il trasferimento della svalutazione sui prezzi, quello che in inglese si dice il pass-through. Il pass-through della svalutazione sui prezzi non è mai né completo né immediato, ma non rifacciamo oggi un discorsetto che abbiamo già fatto. Si tratta di risultati scientifici che si trovano in qualsiasi libro di testo, ma che sembravano rivoluzionari quando venivano riportati nel libro del professor Bagnà, Il tramonto dell'euro, e che soltanto 3 anni fa, e che oggi sono invece fatti propri anche dalla voce del padrone. E bisogna dire come si cambia per non morire. Molte delle cose che venivano scritte e dette dal professor Bagnai 2 anni fa, 2 o 3 anni fa, oggi sono rivendicate come una grande scoperta anche da quel mainstream che già le sapeva perché le insegnava in classe, ma non le diceva perché legato a interessi di vario tipo, e questo ci dà una misura della situazione, significa che ci stiamo avvicinando al tramonto, appunto al tramonto dell'euro. Certi interessi costituiti hanno capito e stanno interiorizzando la realtà che il sistema è insostenibile. È chiaro che se lo pensiamo noi no, non conta nulla, ma se lo pensano loro il discorso è diverso. Allora, qui non ci soffermiamo sui dettagli tecnici relativi alla dissoluzione di una unione monetaria. Per molti, magari che sono disinformati e terrorizzati dalla stampa, ed anche per molti giornalisti diversamente specializzati in economia internazionale, questi dettagli magari sembrano cruciali e appaiono come ostacoli insormontabili. Però bisogna riflettere prima di tutto su un dato essenziale: l'euro, prima di essere una moneta, è un metodo di governo. Quindi la riflessione sul suo smantellamento, prima che tecnica, deve essere politica. Poi
Poi vedremo gli argomenti, le questioni tecniche, cioè come faremo a cambiare le monete in circolazione, come gestiremo i rapporti di debito-credito internazionali. Ma la questione è politica. Vogliamo continuare a essere posti sotto tutela, a vedere compromessi i nostri salari e i nostri diritti? Oppure vogliamo voltare pagina? E poi bisogna fare attenzione, la tecnica verrà comunque a valle della politica per un motivo molto semplice, che il percorso tecnico ottimale dipenderà largamente dal percorso politico che viene prima, che si vorrà scegliere. Esempio, se per qualche motivo, ad esempio la progressione elettorale di Alternativa per la Germania, Alternative für Deutschland. Se per qualche motivo si rendesse politicamente percorribile la proposta del Manifesto di Solidarietà Europea 2013, che riflette in modo operativo le intuizioni di Stiglitz, Zingales, che è stata sottoscritta da economisti come Sapir, Lapavitsas, Granville e perfino da un ex commissario europeo come Bolkestein. Bene, se questa proposta Se la proposta del Manifesto di Solidarietà Europea prendesse campo, sarebbe la Germania a uscire dall'euro, eventualmente con un gruppo di paesi a lei omogenei. E quindi per noi, nell'immediato, ad esempio, un problema tecnico che è percepito come molto grave, cioè il problema del changeover, cioè del passaggio a un nuovo circolante, a una nuova moneta, neanche si porrebbe. Questo per dire come le questioni tecniche sono molto legate alle questioni politiche. E comunque specifichiamo subito che questa dell'uscita unilaterale della Germania non è la soluzione ideale, e che eventualmente sarebbe solo un primo passo verso uno smantellamento completo dell'euro. Diciamo anche che l'Italia ha ancora la possibilità tecnica di tirarsi fuori da sola da questo disastro. Possiede fondamentali ancora relativamente solidi, seppure fortemente intaccati da Monti e compagni. Li possiede ancora rispetto a quanto fu già scritto nel precedente testo del professor Bagnai, il tramonto dell'euro. Ma la possibilità politica ce l'ha l'Italia di tirarsi fuori da sola? A questo scopo sarebbe essenziale capire che il ripristino di un minimo di razionalità economica, il ripristino della flessibilità buona, quella della moneta e non quella del lavoro, il seguire, anziché l'opporsi alle grandi correnti della storia, quella direzione indicano, è l'unica possibilità che abbiamo per tentare un percorso di mediazione degli interessi in gioco, sia a livello nazionale che a livello internazionale, ed evitare così un conflitto catastrofico. Questo perché una razionale gestione dei rapporti internazionali richiede, come abbiamo detto parlando del tracollo di Bretton Woods, che gli scambi siano gestiti in modo da garantire un sostanziale equilibrio nel lungo periodo,
evitando l'accumulazione di sbilanci persistenti. E come abbiamo detto, allo stato attuale, l'istituzione più semplice da realizzare per contribuire a questo processo in seno all'Unione Europea è il ripristino di una naturale flessibilità del cambio fra i Paesi membri, almeno finché questi avranno diversi mercati del lavoro, mentre per converso ogni tentativo di introdurre il cambio fisso in Europa è sfociato in una crisi. Prima quella del 1992 e poi quella del 2008. È la logica di quello che nel tramonto dell'euro è stato chiamato l'external compact, e cioè orientare la politica economica al pareggio della bilancia dei pagamenti, anziché del bilancio pubblico, come fa il fiscal compact. Una proposta non rivoluzionaria. Il principio che gli scambi internazionali debbano tendere a una situazione bilanciata, oltre che essere espressione di buon senso, era recepito anche nel sistema di Bretton Woods, negli statuti del Fondo Monetario Internazionale e in fondo anche nello stesso sistema monetario europeo. D'altra parte, come abbiamo detto e documentato, è nozione condivisa che la crisi in cui siamo è una crisi di debito estero, non di debito pubblico. E allora appare logico preoccuparsi di gestire il saldo degli scambi esteri, cioè la bilancia dei pagamenti, anziché il saldo del bilancio pubblico. Un percorso di integrazione europea razionale può essere ancora oggi articolato sui tre principi indicati da Mide nel 1957. Primo, i paesi partecipanti devono impegnarsi a effettuare politiche di stabilizzazione macroeconomica interna, volte nei paesi in surplus a evitare la deflazione, cioè il contrario di quanto ha fatto la Germania, e nei paesi in deficit a evitare l'inflazione. 2. Gli aggiustamenti di cambio devono avvenire in regime di fluttuazione libera e rispettando un principio di simmetria, ovvero la valuta dei paesi in surplus deve essere libera di apprezzarsi e quella dei paesi in deficit deve essere libera di deprezzarsi. 3. Deve essere creato un meccanismo, un fondo monetario europeo per intendersi, che sia in grado di fornire valuta di riserva ai paesi in deficit, consentendo loro di gestire senza traumi economici e sociali il processo di aggiustamento. E non è del tutto un libro dei sogni, questi tre punti non sono un libro dei sogni. L'antenato della BCE, della Banca Centrale Europea, e cioè il FECOM, il Fondo Europeo di Cooperazione Monetaria, che nacque nel 1973, aveva questo intento: coordinare l'uso delle riserve fra i paesi aderenti e rifinanziarne gli squilibri temporanei. E tutto ciò nel contesto di un principio di coordinamento in base al quale ogni paese membro riconosceva formalmente che gli altri paesi membri avevano un interesse legittimo a stabilizzare la loro economia, per quanto riguarda i redditi, i prezzi, il costo del lavoro. E in particolare, per quanto riguarda il fatto che paesi in surplus evitino la deflazione e paesi in deficit evitino l'inflazione. Anche il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, del resto, già prevede che le politiche economiche dei paesi membri siano coordinati. E questo interesse legittimo dovrebbe costituire la base su cui stabilire un effettivo e simmetrico e preventivo monitoraggio degli squilibri macroeconomici, mentre oggi,
Succede che è la Commissione europea che esegue un inefficace, asimmetrico e postumo controllo ed intervento. Si occupa dei deficit, ma non si occupa dei surplus come quello della Germania. E poi sarebbe sbagliato. Come dice Mead, pensare che la libera fluttuazione del cambio apra uno scenario di oscillazioni devastanti. E semmai il contrario, l'abbiamo visto nel 2011 con lo spread che sembrava impazzito. E cioè, dice Mead, parole testuali, se si applicano delle ragionevoli politiche per la stabilizzazione delle economie nazionali, nulla potrebbe essere più assurdo di oscillazioni devastanti del cambio. Di converso, se tali politiche non vengono applicate, non è possibile immaginare alcuna politica della bilancia dei pagamenti sensata per una zona di libero scambio. Se si applicano delle ragionevoli politiche di stabilizzazione interna, rimarranno da aggiustare degli shock esterni o delle moderate divergenze nella dinamica dei prezzi e dei costi di lavoro, e a questo scopo i tassi di cambio oscilleranno moderatamente in su o in giù. E bisognerebbe incoraggiare in ogni modo lo sviluppo di un libero mercato dei cambi a termine che minimizzi i problemi causati da queste oscillazioni. Mead 1957. E del resto, quante volte abbiamo sentito parlare di attacchi speculativi ai tanti paesi molto più piccoli dell'Italia, che operano nel mondo in un regime di fluttuazione del cambio? Mai. Eppure ci sono paesi cui PIL è una frazione, dicasi una frazione del budget di una grande banca d'affari. Se essere piccoli e flessibili fosse solo un problema, e non anche un'opportunità, appunto, come farebbero allora questi paesi a esistere ancora? La politica del cambio dovrebbe considerare anche il mercato del lavoro, e abbiamo già detto il perché, e cioè in un'economia sempre più globalizzata gli shock esterni si vanno a scaricare o sul cambio o sui salari. E allora, di nuovo riprendendo le parole di Mead, diciamo questo, parole testuali. Solo se si possono definire delle opportune regole di fissazione dei salari, i governi europei saranno in grado di utilizzare il proprio potere di controllo sul sistema bancario e sulle politiche di bilancio in modo da combinare il pieno impiego con una sufficiente stabilità per rassicurare i propri cittadini e gli investitori esteri che non sarà necessario speculare continuamente al ribasso sulla valuta nazionale. Il controllo dell'inflazione dal lato del costo del lavoro può essere affrontato solo su base nazionale, perché i sindacati e i meccanismi contrattuali variano enormemente da paese a paese. Ci sono sicuramente divergenze di trattamento e differenze fra paesi europei nella variazione percentuale dei prezzi e dei costi del lavoro, per quanto piccole, e queste possono creare seri problemi di bilancia dei pagamenti se si accumulano negli anni. Per questa ragione, se non altro, i tassi di cambio fra le valute europee devono restare variabili. Se si desidera evitare l'impiego di restrizioni più o meno permanenti delle importazioni come strumento per compensare divergenze crescenti fra i livelli dei prezzi nei vari paesi. Mead 1957. Certamente noi il problema delle restrizioni alle importazioni non l'abbiamo avuto. Ed è sinceramente difficile pensare che possa
possa mai ripresentarsi dopo anni di mercato unico. Il protezionismo è stato accuratamente evitato, mentre è stata consentita la disoccupazione, che ha il pregio, se vogliamo chiamarlo così, di contenere il costo del lavoro. Ma percorrendo a ritroso questo ragionamento, quello di Mead, sempre attuale nei suoi fondamenti economici, si giunge alla conclusione che se invece vogliamo tornare a rispettare il principio iscritto nei trattati europei della promozione del pieno impiego, allora dobbiamo smontare la moneta unica e reintrodurre la flessibilità del cambio per assicurare uno svolgimento ordinato degli scambi esteri, e il tutto in un contesto di politiche di stabilizzazione interna, volte a garantire che sul mercato dei cambi non si vadano a scaricare indebite pressioni volte a disinnescare eventuali aspettative destabilizzanti degli operatori. E ci sono varie proposte operative in tal senso. Ad esempio, adottare uno standard europeo di salario minimo garantito, differenziato per paese, ma definito secondo comuni regole europee. Parametrare la crescita dei salari a quella della produttività, eventualmente legando alla produttività la crescita del salario reale minimo, cioè delle retribuzioni minime garantite corrette per il costo della vita, e prevedendo ulteriori aumenti per i paesi in surplus commerciale. Oppure, in modo forse più trasparente, determinare la crescita delle retribuzioni nominali, sommando alla crescita della produttività quella di un comune obiettivo di inflazione concordato fra i paesi dell'area. Naturalmente lasciando perdere il funesto 2% o meno della BCE. E poi programmare la spesa pubblica in modo tale che il deficit pubblico, dato l'ammontare della tassazione, vada a compensare il surplus privato, e cioè la differenza fra risparmio e investimento privato, assicurando così l'equilibrio del saldo delle partite correnti e una crescita compatibile con l'equilibrio della bilancia dei pagamenti. Sono tutti provvedimenti operativi che vanno nella direzione di una diversa filosofia che abbiamo chiamato External Compact, che è quella di orientare la politica economica al pareggio della bilancia dei pagamenti di tutti gli attori, di tutti gli stati, anziché del bilancio pubblico. Si tratta di provvedimenti che devono essere presi naturalmente al di fuori dell'euro. Non avrebbe senso proporre nuove forme di coordinamento, quali quelle appena dette, in un contesto, quello dell'euro, nel quale l'esigenza di coordinamento sancita dai trattati avrebbe già potuto attuarsi nelle forme consuete se solo ci fosse stata la volontà politica. Dentro l'euro non ci può essere coordinamento perché l'euro è semplicemente il moderno gold standard, e cioè intrinsecamente basato sulla legge del più forte, sulla svalutazione interna, cioè sulla repressione delle classi subalterne e quindi della democrazia. Queste proposte che abbiamo fatto nel contesto dell'External Compact, e quindi dopo il ripristino della flessibilità del cambio, e quindi l'esplicita assunzione di un obiettivo di conti esteri bilanciati, assolverebbero il compito di garantire la stabilizzazione, permettendo quindi,
proprio alla flessibilità del cambio di operare in modo efficiente, senza provocare episodi di turbolenza sui mercati. E se ci fosse un'adesione a queste regole, sarebbe già un segnale di un'effettiva volontà di integrazione economica. E queste regole, se fossero state seguite fin dall'inizio, l'Eurozona non sarebbe arrivata ad una crisi così grave. E queste norme di puro buonsenso non sono state attuate ed un motivo forse c'è stato, probabilmente quello che in un contesto che impediva ai paesi più fragili di difendersi, i paesi più forti non avevano particolari motivi di mitigare le proprie pretese. Invece il mantenimento della flessibilità del cambio sarebbe la versione moderna dell'antico adagio si vis pacem, para bellum, se vuoi la pace, prepara la guerra. Cioè l'adeguamento dei tassi di cambio intraeuropei diventerebbe sempre meno necessario a mano che i mercati del lavoro europei si integrassero adottando regole comuni, come del resto è avvenuto proprio nell'esperienza storica. Se ad esempio torniamo alla lira e ai suoi rapporti col marco, è esperienza storica che l'indebolirsi della lira rispetto al marco, che poi era un rafforzarsi del marco rispetto alla lira, come abbiamo spiegato, è andato avanti a ritmi progressivamente più lenti via via che l'integrazione europea, e non l'unione monetaria, l'integrazione europea, via via che l'integrazione europea avanzava e che le enormi tensioni degli anni 70 si scaricavano. Si erano scaricate. La lira infatti aveva ceduto o il marco aveva guadagnato il 64% negli anni 70, il 37% negli anni 80 e il 24% negli anni 90 fino all'entrata nell'euro e tenendo conto della crisi finanziaria del 1992. Cioè era in corso un processo di convergenza tra le valute che avrebbe dovuto essere accompagnato, non forzato, con l'adozione della moneta unica. Nel contesto di quello che abbiamo chiamato l'external compact, invece, non sarebbe possibile per un paese praticare deflazioni competitive in violazione dei principi di coordinamento, perché gli altri potrebbero reagire immediatamente con una svalutazione difensiva del cambio, senza sacrificare i propri obiettivi di occupazione e di sviluppo. E quindi quando chi è aggredito ha un'arma per difendersi, è più facile che emergano soluzioni cooperative. E allora, se si ritiene che l'integrazione economica europea sia un valore da perseguire, ed è un valore da perseguire, il percorso giusto è ancora oggi quello che ci additavano gli economisti degli anni 50 e 60, e cioè abolire l'integrazione monetaria. E ricominciare dall'integrazione delle economie reali, cioè dei mercati del lavoro, dei sistemi previdenziali, dei sistemi educativi, mantenendo fra le economie nazionali quei normali presidi dati dall'autonomia delle politiche fiscali, monetarie e valutarie. Perché la cooperazione e il coordinamento possono realizzarsi anche senza integrazione, ma non senza volontà politica. E un eventuale successo di simili meccanismi di coordinamento, quelli che abbiamo elencato, consolidato in un periodo di tempo sufficientemente lungo,
garantirebbe poi di poter procedere verso forme di integrazione economica ancora più avanzate, tra le quali forse anche quella monetaria, che però fra economie allineate nei fondamentali, quindi non sottoposte a reciproche oscillazioni dei cambi di ampiezza rilevante, diventerebbe, come abbiamo detto, sostanzialmente inutile. Quindi un eventuale insuccesso di questi coordinamenti post-disintegrazione dell'euro, viceversa, segnalerebbero che la volontà politica che anima l'Europa dopo l'euro sarebbe la stessa che ha operato finora nell'Eurozona, quella della sopraffazione, della guerra di tutti contro tutti, dichiarata dal più forte e gestita secondo le sue regole. E allora, posti di fronte a questo dato di fatto, bisognerebbe riconoscere, magari a malincuore, l'opportunità di andarsene ognuno per la propria strada. Un percorso forse non ottimale, ma comunque possibile per un paese come il nostro, che ha più risorse ed energie per affermarsi sul panorama dell'economia globalizzata di quanto un'informazione distorta e a beneficio di interessi esterni voglia farci credere.